Come tutti sapete, Polifemo si occupa di problematiche varie, di varia natura ambientale, ma soprattutto e anche occupazionali, perché vedete, Taranto è una terra, un territorio che vive davvero il dramma della disoccupazione. Quando assistiamo a gesti inconsulti, a drammi della disperazione, beh, tutte queste realtà hanno un minimo comune denominatore, che è appunto la crisi occupazionale, una crisi occupazionale che aggredisce anche e soprattutto il privato. Questo anche e soprattutto li ho voluti ripetere in questo mio esordio, proprio a far comprendere certe situazioni veramente crescenti. E allora abbiamo voluto dare spazio al primo congresso provinciale di USB Taranto, dedicato questo congresso al lavoro privato. Ecco alcuni frammenti, alcuni spezzoni dei lavori appunto del congresso. Io vi ringrazio della presenza, questo è il primo congresso provinciale della USB a Taranto, secondo congresso da quando USB esiste sul territorio nazionale. Credo che oggi noi stiamo assolvendo ad uno dei passaggi fondamentali previsti all'interno dello statuto dell'organizzazione. Io sono tra l'altro molto soddisfatto del fatto che riusciamo, come dire, oggi a svolgere il primo vero congresso a Taranto, soddisfazione che nasce dal fatto che oggi siamo una realtà sul territorio composta di persone che si sono messe insieme, che hanno dato vita a questa organizzazione, tra l'altro colpendo un poco tutti, perché i numeri della nostra organizzazione oggi dicono che non siamo un'organizzazione di nicchia, come qualcuno, come dire, definisce i sindacati di base. Siamo un'organizzazione con numeri importanti, con numeri che secondo me, se paragonati a qualche confederale a Taranto, probabilmente, se non abbiamo passato qualcuno, siamo molto vicini a farlo. Dai dati in nostro possesso, pensando che 4 anni e mezzo fa questa organizzazione a Taranto non esisteva nel lavoro privato, oggi contiamo circa 2.000 iscritti, forse anche qualcosa in più, solo nel lavoro privato. C'è stata una crescita, come dire, dell'organizzazione in maniera esponenziale. Tutto è nato, ve lo sapete, dall'Ilva di Taranto, ma il piccolo capolavoro non è stato, come dire, affermarsi all'interno dello stabilimento, è stato, come dire, allargarsi a macchia d'olio un po' dappertutto, in tutte le aziende più importanti del Tarantino, penso a Leni, a Teleperformance, penso alla sanità service e anche alla sanità pubblica, perché poi abbiamo funzionato un po' come una catena di Sant'Antonio, no? Ci siamo allargati a macchia d'olio e ancora oggi, come dire, mi colpisce il fatto che siamo un'organizzazione che non va alla ricerca degli iscritti. Voi sapete come funziona, no? Sui luoghi di lavoro. Si usano meccanismi per poter far sottoscrivere una delega ai lavoratori che noi rigettiamo, no? Il classico clientelismo. Ed è paradossale che noi facciamo il contrario, perché sta capitando un po' dappertutto che ogni mese, come dire, siamo noi che allontaniamo qualcuno che secondo noi non merita di stare, no, nell'organizzazione, perché non rispecchia i valori. Malgrado ciò, le adesioni alla nostra organizzazione continuano a crescere, continuiamo a radicarci e continuiamo, come dire, a toccare settori che fino all'altro giorno erano impensabili. Penso a tutte le aziende di molti servizi, facendo due conti. Abbiamo raggiunto solo nei multiservizi quasi più di 200 iscritti su Taranto. Questa cosa colpisce perché, come dire, quelli sono settori talmente particolari, complessi e difficili, con regolamenti, come dire, che tendono sempre all'esclusione dei sindacati non confederali, dei sindacati classici, dei sindacati del padrone. Quindi su questo, come dire, veramente tanto orgoglioso di aver contribuito insieme a tutti voi a portare avanti questa organizzazione. I margini di crescita che questa organizzazione ha sono infiniti, io l'ho sempre detto. Io feci una previsione all'inizio, noi come obiettivo ci ponemmo il primo anno di raggiungere i 250 iscritti. In realtà già dopo un anno l'organizzazione, come dire, aveva ampiamente superato quella quota. Poi tra l'altro io dico sempre, noi abbiamo iscritti veri, la maggior parte delle persone che aderiscono con noi sono iscritti veri, quindi gente che poi alla fine si identifica nell'organizzazione
e crede che l'USB sia, come dire, un bene da tutelare, anche rispetto a tutto quello che sta accadendo sul territorio tarantino, su quello nazionale, però Taranto in particolare, voi sapete che vive purtroppo di una serie di crisi. Noi viviamo in una città che è in crisi, ancora prima, era già in crisi ancora prima, no, che scoppiasse la crisi a livello mondiale, una crisi che poi si è amplificata, una crisi che ha continuato a devastare il territorio, una crisi economica, una crisi politica, una crisi sindacale a Taranto. Ma non credo che noi siamo stati, come dire, il rifugio, perché noi abbiamo sempre evitato, io lo dico chiaramente, è capitato tante volte che sono venuti i lavoratori a un certo punto da noi, e io ho sempre chiarito che noi non siamo l'organizzazione, come dire, dei disperati, cioè a cui il lavoratore si rivolge nel momento in cui ha perso il lavoro. Noi siamo un'organizzazione sindacale, abbiamo la capacità di stare al tavolo, di contrattare, anche di firmare accordi, ma abbiamo anche la capacità di confliggere, e questo non è scontato in un periodo dove voi sapete, come dire, quanto è difficile, no, chiedere alle persone di fare il sacrificio economico e fare gli scioperi. Io credo che poi sia emblematico il fatto che di pari passo col lavoro privato ci sia stata la crescita nel pubblico. Penso ai compagni del pubblico impiego che sono riusciti nell'ultimo anno fare numeri importanti, penso ai compagni dell'Arsenale, ai compagni dei vigili urbani, Angelo Ferrarese, Ivano, abbiamo messo mani anche a Martina Franca, come si dice, no? Che è là, vigili urbani iscritti con noi, dipendenti comunali iscritti con noi, stiamo entrando un po' dappertutto, le richieste arrivano anche da comuni, lo dico, al di fuori della provincia tarantina, ci dovremmo attrezzare anche per rispondere, come dire, ai quesiti che i lavoratori ci pongono. Un'organizzazione che poi alla fine, come dire, è in ottima salute in questo momento e che credo che si appresti ad affrontare il passaggio più delicato, che è quella di diventare una vera organizzazione anche a livello di struttura. Voi sapete che tante volte si pensa all'organizzazione e si pensa al sottoscritto, magari pure qualcuno dice, no, che io avrei come dire, quasi il mio comportamento sia quasi teso, no, a centralizzare tutto sulla mia persona. In realtà, per quello che può valere, vi dico che non è mai stato così. Anzi, diciamo che il mio sogno personale è quello, a un certo punto, come dire, di vivere leggermente un po' più rilassato. Perché le soddisfazioni non sono solo quelle, no? Di ricoprire un ruolo all'interno dell'organizzazione, la soddisfazione per me è anche vedere i compagni crescere, e poi so che sono, lo dico, un rompicoglioni, perché dall'Ilva che chiamo la mattina perché non si presenta, a Sanità Service con cui facciamo un sacco di discussioni, perché a Teleperformance con cui, come dire, nell'ultimo periodo, però io non ho questi comportamenti perché voglio centralizzare tutto, io voglio fare esattamente l'opposto, anche perché noi abbiamo una fortuna, questa organizzazione ha una grande fortuna, qui dentro ci sono menti aperte che non sono, come dire, figlie di schemi sindacali già predefiniti come quelli dei confederali. Noi abbiamo gente, come dire, che ha un cuore, che pulsa, che ha un cervello, lo sa far funzionare, e soprattutto abbiamo persone, come dire, che non hanno timore di esporsi e di rappresentare in tutte le sue istanze l'organizzazione. Ecco perché io spero, come dire, che nel giro di breve tempo, ecco, magari con un altro ruolo io possa guardarvi e godermi, come dire, anche una parte del lavoro che penso, come dire, sto facendo pure io. Quindi oggi noi sostanzialmente faremo l'elenco di coloro che sono stati eletti nel congresso provinciale, poi da quell'elenco verranno estrapolati una serie di nomi che andranno, verrà posta, come dire, l'attenzione della platea, e chiederò il voto di coloro che andranno al congresso regionale, poi da lì ci sarà una platea ancora più ristretta che andrà al congresso nazionale. Questi sono i nominativi che compongono, come dire, gli eletti al congresso provinciale. Vabbè, i lavori sono aperti, ci sono interventi. Salve, io sono Amedeo Zaccaria, il papà di Francesco Zaccaria, il ragazzo che cadde dalla gru il giorno del tornado, il 28 novembre 2012. E oggi
11 aprile 2017 c'è il primo congresso provinciale dell'USB e il secondo a livello nazionale. L'organizzazione sindacale USB è l'unica organizzazione che ci è stata vicino e c'è ancora vicino tutt'oggi nei nostri momenti tristi, ci ha appoggiato psicologicamente e ha istituito una festa per ricordare ogni anno le vittime del lavoro, e anche quest'anno l'USB farà fronte a questo impegno. È un'organizzazione sindacale che è sempre ed è vicina ai lavoratori, ai problemi dei lavoratori, sia per quanto riguarda i diritti, sia per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro. In più si preoccupa anche dell'igiene ambientale sui luoghi di lavoro, problemi che spesso vengono lasciati oppure risolti in modo improvvisato, cosa che fa male alla salute sia dei lavoratori sia ai cittadini di Taranto. Per l'occasione ho avuto l'onore e il piacere di essere rappresentato, di rappresentare per il Mezzogiorno la rete ISIDE, è una rete che è un'organizzazione che per l'appunto divulga la sicurezza sul lavoro, l'educazione alla prevenzione sui luoghi di lavoro. È molto importante perché i lavoratori spesso vengono lasciati così alla mercé dei pericoli che per l'appunto si possono presentare sui luoghi di lavoro. Speriamo che questa organizzazione riesca, anzi speriamo, io ne sono certo, perché comunque è fatta di ragazzi dinamici, volenterosi e lavoratori, rispettosi dei loro e degli altrui diritti, per cui è un'ottima organizzazione sindacale. Mi chiamo Rodolfo Masella, sono delegato ILVA. Come diceva il collega prima, sono un nuovo entrato nell'organizzazione. Che dire, inutile ripetersi, sono felice di far parte di questa famiglia perché è un'organizzazione in cui ci credo tanto e ci sto mettendo realmente tutto il mio impegno e tutta la mia passione, nel senso, per dare un contributo. Oddio, i problemi sono tanti all'interno dell'ILVA, visto che è la mia realtà, e insieme a loro stiamo cercando di affrontarli in una maniera pulita e corretta, e questa è la cosa più importante. Buonasera, io sono delegata a Sanità Service e voglio raccontare la mia storia. Noi fino a circa un anno fa non conoscevamo USB. Finalmente l'abbiamo conosciuta e abbiamo visto che i diritti di noi lavoratori finalmente erano messi al primo posto, visto l'esperienza negativa che abbiamo avuto con i confederali. E quindi siamo cresciuti tantissimo in questo anno, adesso siamo circa un 200 iscritti e abbiamo fatto passi da gigante. Il primo passo è stato quello di poter rimanere in Sanità Service, che fino a un anno fa era già pregiudicato, di ritornare indietro con le aziende. Dopodiché abbiamo comunque portato quasi tutti a 34 ore e adesso stiamo raggiungendo fra un po', credo, il full time, penso che arriverà presto, penso che sia un obiettivo abbastanza raggiungibile, quindi da questo punto di vista abbiamo veramente fatto passi da gigante. Abbiamo fatto riconoscere anche le indennità di rischio, di turno, che fino da anziani a questa parte nessuno ne parlava. Per cui dico, abbiamo ottenuto tanto e penso che abbiamo ancora tanto da fare, anche se siamo comunque bloccati da tante persone che ci marciano contro. Però diciamo che abbiamo due solide persone alle nostre spalle, abbiamo Francesco qui e Gianni Palazzo da Lecce, che ci supporta in Sanità Service, visto che è un fondatore, diciamo, Sanità Service, e quindi noi grazie a loro due abbiamo la nostra forza di andare avanti e credo che continueremo e faremo molta strada ancora insieme. Grazie. Salve a tutti, io sono Federico Cefaliello, ho 22 anni, che si ride? Ho 22 anni, sono il più giovane della sala,
ho appena sentito, ma invogliato il compagno che ha parlato prima su una parola che ha detto, per me meravigliosa: passione. Ha usato questa parola ed è la parola più bella che ci può essere quando qualcuno prende in mano un'asta. L'asta è la bandiera di un sindacato che possa aiutare un'altra persona. Ognuno di noi, basta che ne aiuto uno al giorno, si deve sentire soddisfatto. Io ho ripreso, mi ero fermato, ho appena 40 anni di esperienza sindacale, ho ripreso per un semplice motivo, perché in questa organizzazione ho trovato un Franco, che già lo conoscevo, che ci mette passione, e tanta gioventù bellissima che vedo che ci mette passione. Per me questa parola è magica, è magica. Ma ho ripreso anche per un altro motivo. Io non so chi vive a Taranto, ma a Taranto ho visto tanti compagni che io per 40 anni ho seguito sindacalmente andare nel bidone dell'immondizia. Guardate ragazzi, è brutto. Amici che vanno oggi in questa realtà di Taranto nelle immondizie a raccogliere qualcosa. Non so se voi notate, non so se vi prende il cuore, a me sì. Questo mi ha spinto, e mi ha spinto anche grazie a Michele Ago, che ha la stessa passione, e abbiamo ripreso, abbiamo tanta voglia, questo è il momento. Franco ha fatto un'introduzione meravigliosa. Questo è il momento, si sta creando un momento nuovo, un momento magico, però il problema è noi dobbiamo essere pronti a raccogliere, perché se non siamo pronti con la passione, non per le poltrone, passione. A me in 40 anni mi hanno sempre offerto una poltrona, l'ho sempre rifiutata, sempre davanti a Benedetto Muretto, il muretto dell'impresa. Qui io sono un manovale. Un manovale di passione, però, compagni. Io spero che questa passione vi si entra dentro e sempre di più ci muoviamo a costruire, ad aiutare gente, persone. Non voglio farla lunga, inizierò soltanto da quando sono nata ad oggi, quindi io finisco qua, non voglio farla lunga. Ma ricordatevi, quando vedete qualcuno vicino all'immondizia, non sfottete, pensate, potrei essere io o potrebbe essere mio figlio. Buonasera a tutti, io sono Angelo Ferrarese e sono un vigile urbano, un dipendente in divisa. Io sono felice di essere qui oggi, perché questa sta diventando sempre più casa nostra, quindi sta diventando una casa di militanza, una casa di testimonianza, una casa diciamo, dove tutti noi diventiamo sempre più tanti, dove capiamo come tutti quanti che è nostro dovere precipuo aiutare gli altri, quindi fare nostre le battaglie dei più deboli, di difendere questi ultimi dalle vessazioni dei prepotenti che ogni giorno incontriamo sui posti di lavoro, e che tranquillamente noi li identifichiamo come i padroni, perché in questa politica neoliberista i padroni si sono riaffacciati prepotentemente alla ribalta, quindi noi siamo l'argine, siamo l'unica difesa oggi realmente rimasta in Italia della classe operaia. Ecco, io penso che oggi qui stiamo ricostruendo finalmente il sindacato di classe, per ridare un significato a questa parola nell'accezione del termine, per riscoprire finalmente i nostri doveri di altruismo, tutela e riconquista dei diritti all'insegna del riprendiamoci tutti, compagni. Soprattutto ringrazio tutti per due motivi: uno per la presenza qui stasera e uno per la presenza su questo sindacato, sul territorio, che diciamo allevia tutti i sacrifici che noi tutti i giorni facciamo, e avendovi vicino mi dà forza tutti i giorni.
Io penso a questo perché incominciando qualche anno fa insieme a Francesco questa avventura, ritorno un po' indietro quando stavamo davanti alle portinerie dell'Ilva, perché proprio lì abbiamo incominciato, no? Con i primi volantini, la gente ci guardava come se fossimo dei marziani, qualcuno che veniva da fuori. E poi subito dopo, qualche giorno, siamo diventati un esercito davanti a quella portineria, proprio perché mettevamo il nuovo, avevamo la passione di cambiare, no? E di rispondere un po' a quello che è questo meccanismo, questo sistema che lo Stato italiano ci sta mettendo davanti. Meccanismo di quelli di lasciarci da soli sui posti di lavoro, perché hanno paura della nostra vera forza. La nostra vera forza è quello che abbiamo qua stasera, no? L'unione. E loro stanno lavorando proprio nello spaccarci, nel lasciarci da soli, essere umiliati sui posti di lavoro, essere emarginati, perché non dobbiamo fare gruppo. La nostra forza oggi è con gioia, lo dico, ce la stanno dando proprio loro, perché con questo tipo di meccanismo più di qualcuno, così come a me qualche anno fa, sta convergendo l'USB e stiamo compattando un po' quello che loro stanno dividendo. Mi sento di dire grazie a voi, grazie perché comunque stiamo dando almeno qualche risposta, siamo partiti nel piccolo e stiamo diventando una bella realtà, una realtà che dobbiamo dare con forza delle risposte al mondo del lavoro, che oggi purtroppo ci stanno mettendo a dura prova. Dura prova perché noi siamo un meccanismo, no, che lentamente sta crescendo, però purtroppo dall'altra parte sono spediti come un treno. Quindi dobbiamo cercare di quanto prima unirci e dare veramente delle risposte abbastanza chiare, perché questo ormai non è più sopportabile. Non è più sopportabile perché si è arrivati, no, come diceva prima il nostro collega, c'è gente che veramente, no, lo vediamo all'angolo di strada, che fa pena, e magari è gente che fino adesso, no, ha lavorato 40 anni e si trova con due spiccioli in mano, non riesce neanche a fare la spesa. O come tanti di noi, no, che lavorano negli ambienti di lavoro per giornate intere e poi devono fare i conti con uno stipendio magro, e c'è qualcuno che glielo permette. Dobbiamo dare queste risposte. Insieme, secondo me, possiamo dare queste risposte. Grazie. Salve, buonasera. Vittorio Scalone, coordinatore provinciale territoriale Arsenale Marina Militare Taranto. Buonasera a tutti. Vedo che la partecipazione è abbastanza proficua. Io ringrazio il carissimo amico mio Franco Rizzi e tutto lo staff che chiaramente qui ci attorna. Cosa dire, come ha detto il mio carissimo amico Angelo Ferrarese, l'USB più che altro è la realtà della nostra più che altro società. Cosa significa? Che più che altro noi ci stiamo battendo per tante cose, per la nostra legalità e contemporaneamente della nostra più che altro iniziativa che abbiamo attraverso voi che siete amici e tutti quanti, come io faccio così nella mia segreteria, dove ho ubicato chiaramente una segreteria nella scuola degli operai, dopo tante insistenze, grazie a Franco, grazie a tutto il coordinamento che noi abbiamo nazionale, ci siamo più che altro battuti per tanto. E quindi penso che la nostra sigla sindacale è una realtà veramente fatta veramente di tante cose insieme, perché come diceva Angelo, la militanza che abbiamo fatto ultimamente, un'assemblea anche a livello chiaramente del pubblico impiego, noi abbiamo la facoltà di poterci sacrificare più che altro giornalmente con tutti, perché noi diamo tanto, tanto, come l'amico mio Franco Rizzi si batte per tante cose, infatti lo vediamo su tante cose, quotidiani, roba varia, ci battiamo su tutto, non abbiamo
non abbiamo limiti, abbiamo soltanto da poter dire sempre di poter andare avanti e poter sempre difendere l'operato del nostro dipendente, del nostro amico che va tutelato. Noi siamo disponibili, qualsiasi persona si può rivolgere al mio amico Franco Rizzo oppure allo staff che ci attorni a tutti quanti. Noi abbiamo la segreteria, abbiamo una segreteria legale, sono legale io veramente, questo voglio dire, questo, abbiamo bisogno di qualcosa, qualsiasi ricorso, qualsiasi cosa, vi potete chiaramente aggiungere a noi. Io vi ringrazio, buon proseguimento. Franco. Oh, mi faccio pure io il mio intervento. Noi stiamo facendo un ragionamento, come dire, veramente a 360 gradi. Chi vive questa organizzazione USB sa, l'ho detto prima, che uno dei problemi che abbiamo è come ci strutturiamo rispetto alla crescita enorme che l'organizzazione sta avendo. I compagni del pubblico, in questo momento, come dire, intervengo proprio per inserire, come dire, un ragionamento che stiamo portando avanti e che credo che debba essere un ragionamento che debba vedere tutta l'organizzazione partecipe. Noi abbiamo, come dire, il limite in questo momento di avere, come dire, un'organizzazione che si definisce lavoro privato e lavoro pubblico. Voi sapete che l'USB, a differenza delle altre organizzazioni, non è un'organizzazione di categoria. Noi non siamo metalmeccanici, multiservizi. C'è stata, come dire, quella che tanti ritengono essere il sogno che la CGIL ha avuto dalla nascita, no? Quello di avere il lavoro privato e il lavoro pubblico. Quindi noi abbiamo, diciamo, questa sorta di fortuna che tra l'altro ci permette, come voi sapete, no? Di vedere compagni come me stesso, no? Che dall'Ilva, come dire, va in altre realtà, interagisce, quindi ci permette veramente sia a livello personale di crescere, che io, a differenza di quello che si pensa dall'esperienza USB e da voi, sto imparando tantissimo, continuo ad imparare. E quindi è un punto di forza questo, un punto di forza che rischia di diventare poi a un certo punto un punto di debolezza quando l'organizzazione cresce, arriva ai numeri che l'USB ha sulla provincia di Taranto a livello nazionale e non ha la capacità poi, come dire, di fondersi, no? In un'unica organizzazione. Noi con i compagni del pubblico stiamo portando avanti un ragionamento perché l'USB a Taranto deve essere una, cioè... noi l'obiettivo che abbiamo, voi lo sapete, sono due anni che annunciamo, non riusciamo a farlo, ma noi dovremo obbligatoriamente quest'anno, come dire, fare un ulteriore passaggio, è quello dell'apertura della sede a Taranto, che dal mio punto di vista non deve essere la sede del USB pubblico impiego, ma deve essere la sede dell'USB confederale, cioè la casa di tutti, pubblici e privati, perché i lavoratori sono lavoratori. Abbiamo tante qualità, dobbiamo solamente sfruttarle. Il futuro è nostro, non ce lo facciamo togliere. Grazie. Bene, è tutto per questa puntata di Polifemo. Siamo partiti dal dibattito, il dibattito appunto tra i candidati al Consiglio Comunale o comunque a sostegno dei candidati sindaco e poi le ultime due parti relative appunto al primo congresso provinciale USB lavoro privato Taranto. Beh, due momenti particolari di Polifemo, sempre dalla parte del cittadino, vuoi dal punto di vista del confronto politico, vuoi da quello dell'impegno sindacale. Non resta che salutarci e darci appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel o anche Viva l'Italia Channel, canale 879 della piattaforma Sky. Cosa dire? Ci salutiamo qui, buon proseguimento con il resto della programmazione della rete e non dimenticatelo mai, Polifemo, l'informazione libera della città. Buonasera.